Mi chiamo Sebastián Urrutia Lacroix, sono cileno. I miei antenati, da parte di padre, erano originari della Biscaglia o dei Paesi Baschi o di Euskadi, come si dice oggi. Da parte di madre, provengo dalle dolci terre di Francia, da un villaggio il cui nome significa uomo in terra o uomo a piedi. Il mio francese in queste ore finali non è più buono come un tempo. Questo è un libro che contiene delle grandissime emozioni, insieme a una scrittura vertiginosa, notturna in questo caso, come il titolo che poi gli è stato assegnato. E penso fondamentalmente che sia un libro che riguardi tutti noi. Ci siamo tutti noi là dentro. Basta dare un'occhiata alla nostra scatoluccia per trovare cose che non ci piacciono tanto. Ecco, e questo è una sorta di viaggio verticale, proprio una sorta di scrittura, di speleologia della scrittura, insomma, ci fa proprio entrare in queste, a queste profondità per scoprire, per concludere poi con questa esilarante chiusa della tempesta di merda. E allo stesso tempo la parola notturno è una parola che è veramente molto attaccata a questo romanzo, perché i pensieri, cioè diventiamo preda dei nostri pensieri veramente di notte o all'alba, subito prima o appena dopo esserci addormentati, e non a caso in una zona liminale, in una zona diciamo strettamente confinante col mondo dei sogni. Cioè di notte tutto si confonde, si confondono le immagini, si confonde l'immaginario. C'è una descrizione strepitosa che Bolaño fa, mettendola in bocca al protagonista, di come lui cerchi di controllare, di come il suo superio cerchi di controllare anche i sogni, cosa che succede ad ognuno di noi in alcune fasi della nostra vita, no? Quando pensiamo di non sognare, ma in realtà non ci ricordiamo, perché il controllo, e lui di, ora non mi ricordo le parole esatte, ma dice, il mio superio è come se guidasse disperatamente una cella frigorifera all'interno di un paesaggio in fiamme, cioè cerca di mantenere questa cosa in un terreno dove non c'è controllo, non ci può essere controllo. Ecco, al di là del mondo dei sogni, quello che succede prima e quello che succede dopo non è meno interessante, cioè ognuno di noi ne fa esperienza. La notte, il buio, il silenzio molto spesso sono carichi di angoscia, perché lì si affollano anche tutte le rogne, tutte le grandi preoccupazioni, tutti i grandi dubbi, le paure. Ecco. Il lavoro per me è sempre quello di vedere cosa succede poi quando queste parole finiscono addosso. E allora, se il gioco è quello di riportarti, di rifarti carico di queste parole, se lo fai con un po' di sincerità e di onestà, devi anche, una volta che ti sei messo le parole addosso, cercare di metterci del tuo, e quindi il viaggio di Bolaño diventa anche il tuo viaggio.